Perché ho le labbra blu? Ciao a tutti ragazzi, io sono lui e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi ho intenzione di fare uno scherzo a Sofì. Avete capito bene? In questo momento lei si trova in cucina che si crede uno chef e sta cucinando. Guardate. Ok, lì c'è la cucina, ma non la vedo. Dov'è finita? Aspettate. Eccola, la vedo. Col suo grembiule si sente una vera chef. Pronto? Mamma? Sì, allora, nella mozzarella devo metterla prima o dopo il pomodoro? Avviciniamoci un altro poco. Sì, ma è normale che faccia puzza di bruciato? E non lo so, ma io... No, avevo messo al massimo. E tu me lo dovevi dire però. Ok, abbasso, perfetto, grazie. Ok, lei al momento è impegnata. Non sospetta minimamente che io stia architettando uno scherzetto per lei. Nessuna carciofina in vista. Bene, come sapete, qualche giorno fa mi ha fatto uno scherzo davvero cattivissimo. Così oggi ho intenzione di vendicarmi. La nostra cara Sofì ha da poco messo un apparecchietto. Un apparecchietto per i denti, per vendere tutti i denti dritti. E lo dovrebbe tenere tutto il giorno, cosa che invece non fa. Così oggi le andremo a dare una bella lezione. Infatti ho intenzione di mettere giusto un pizzico di colorante nell'apparecchietto. E non appena lei lo andrà a mettere, le colorerà tutti i denti. Così la vedremo arrivare con tutti i denti colorati. Si arrabbierà tantissimo. Per mettere in atto questo piano abbiamo prima di tutto bisogno di prendere l'apparecchietto, che in teoria si dovrebbe trovare nel suo bagno. Eccoci dentro il suo bagno. Dove avrà messo questo apparecchietto? Forse qui dentro? No, qui non c'è. Qui in mezzo a queste cose? No. Qui neanche. Dentro! No, non lo vedo! Devo ammettere che dentro questo bagno c'è un casino! C'è di tutto! Dove può essere? Bingo! Eccolo qua! Penso sia questo! Apriamolo! Sì! Guardate qui che bello! Tu verrai con me! Sì, 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 sì! Guardate qui! Il mitico apparecchietto di Sofì. Wow, guardate alla forma dei denti di Sofì. Questo serve per dare una forma più corretta ai denti. Ma pensare che è fatto di saliva è un po' disgustoso. Adesso dobbiamo scegliere di che colore far diventare i denti della nostra carciofina. Andiamo nell'area slime e vediamo cosa troviamo. Ok, apriamo qua. Prendiamo i coloranti. Ecco qua. Potremmo usare un bel viola, o un rosa, o verde, o azzurro, sì! Questo farà diventare tutti i denti azzurri a Sofì! Si arrabbierà tantissimo! Ok, ci basterà prendere il nostro apparecchietto. Ecco qui, versiamo tanto tanto colorante. Così, mamma mia! Mettiamo per bene. Ok. Ecco qua. Ta-dam! Ecco qui il risultato finale. È completamente pieno di colorante. In teoria non se ne dovrebbe accorgere, anche perché la base della scatolina che lo conserva è blu. Quindi se lo vado a mettere qui, non se ne dovrebbe accorgere. Andiamola a riposizionare in bagno come se nulla fosse. E adesso non ci rimane che aspettare che la nostra Sofì cada nella trappola. Ragazzi, abbiamo appena finito di mangiare e guardate Sofì. Si sta andando a lavare i denti. Seguiamola. Vieni, vieni, fai un bel sorriso alla videocamera. Yeah, inizia un'altra giornata, ragazzi. Perché ridi? Cara carciofina, ti ho fatto un bellissimo scherzetto.
qual è lo scherzo? Che stai ridendo senza che io sappia il motivo? Guardati pure allo specchio. Che hai combinato? No, nulla, non ti preoccupare. Perché ho le labbra blu? No! L'apparecchietto che hai messo forse aveva del colorante dentro. Lui? Ti odio, non mi sono accorta di niente. Sono cascata in pieno nello scherzo. Questa cosa è troppo divertente, ho anche la lingua blu. È fantastico, per la prima volta ho fatto uno scherzo a Sofì e lei è pure contenta e felice. E non si è neanche arrabbiata. Certo che sono arrabbiata. Vabbè, ma è uno scherzetto. Sono molto arrabbiata. Con questa bocca fai ancora più paura. Ma io come me lo dovrei togliere questo colorante blu? Me lo spieghi? Forse dovresti togliere l'apparecchietto. Spero per te, lui, che sia così semplice come credi. Ma prima mi fai una foto? Sì. Così poi la carichiamo su Instagram. Chiocciola me contro te. Finito il video, correte a vederla. Fai un bel sorriso. Cheese. Bellissimo. E ora è giunto il momento di andare in bagno. Il momento della verità. Riuscirò a toglierlo o rimarrò per sempre così con la bocca dei puffi? Come va, cacciofina? Ti sto peggiorando la situazione. Ho i denti blu, la lingua blu, le labbra blu. Anche le dita. Lui, ti odio. Non si toglierà mai. Ti chiameranno Sofì bocca blu. Divertente. La pesce blu. Che schifo. Ma cosa hai mangiato? Rospi? Bacche blu, mirtilli. Sembra che hai mangiato un buffo. Va meglio? Ti odio. È troppo divertente. Non è affatto divertente. Dai, 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 ti devi togliere. Dai, dai. Devi anche fare le labbra. Mi dai pure così. Ti volevo dare anche un consiglio. Chi di scherzo ferisce, di scherzo perisce. Ricordatelo bene la prossima volta che mi farai un altro scherzetto. Qui se c'è uno che se lo deve ricordare sei tu. Presto ci sarà una mia vendetta. Terribile. Da vera strega denti blu. Che schifo. Dire che sono arrabbiata è dir poco, ragazzi. Nonostante io abbia lavato per 100 volte i miei denti, sono ancora blu. Allora, non sono proprio blu, sono leggermente blu. Hai una sfumatura azzurra che, secondo me, è bellissima e molto gradevole. Piacevole alla vista. Ah sì, piacevole alla vista? Bene, bene, ne terrò conto per il mio prossimo scherzo, per la mia vendetta. Sì, sì. Fai vedere la lingua? Ragazzi, penso sia stato lo scherzo più divertente di sempre. Non lavati 100 volte, secondo voi si toglierà? Poi lo scopriremo domani. Se nel video di domani Sofì avrà ancora la lingua blu, mi sa che l'avrò combinata grossa. Comunque io adesso berrò tanta acqua, poi mi laverò i denti tante tante volte durante la giornata e spero di tornare alla normalità. Mi raccomando, per tutti voi che guardate questo video da casa, non lo fate con nessuno. Assolutamente. E adesso, se vi siete persi il video di ieri, cliccate qui davanti a Sofì. Mentre per vedere un altro video divertentissimo, cliccate davanti a lui. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio. Ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao, ciao.